Io sono Francesca, non posso dire di essere una rappresentante o una community manager perché WordPress ha una community molto destrutturata, quindi nessuno di noi è il community manager, tutti ci impegniamo in modi diversi per portare avanti questa cosa. Sapete tutti cos'è WordPress? Tutti sapete che ha una versione open source, una versione commerciale? Ok. La community WordPress si organizza intorno a WordPress.org, ovvero la versione open source di questo software. È una comunità destrutturata, come sono tante community open source. Quindi questa cosa del bus non la sapevo, è molto interessante. In realtà la community di WordPress è una community mondiale, una community molto antica, perché il software ha già 13 anni. Quindi per fortuna non basta un bus per eliminarla, meno male. C'è una fondazione dal 2010 che si occupa di gestire il marchio e ci sono degli strumenti che loro stessi ci offrono per organizzare le tante cose che si fanno intorno alla community. Ovviamente avere un brand, una foundation dall'alto facilitano un po' quelle cose, ok? Perché non dobbiamo chiederci, ah, voglio fare una cosa con WordPress e boh, buttarci alla disperata, ma ci sono un pregresso mondiale che ci spiega come fare. La community WordPress si ritrova in moltissimi modi diversi, ovviamente si ritrova online, ma si trova tantissimo di persona con diversi formati che vanno dal più piccolo al più grande, dal locale al globale. Al momento in Italia, dove la community è molto antica, ma non era strutturata con gli strumenti, diciamo, ufficiali dati dalla Foundation, al momento in Italia funzionano 10 meetup, sono attivi, in realtà sono una quindicina, però 10 sono quelli attivi che riescono a mantenere una certa costanza di incontro. Ci sono i WordCamp sono dei meetup più grandi, okay? Che si fanno una volta all'anno, hanno una struttura un po' diversa. Qua in Italia si sono fatti dal 2008 al 2013, poi c'è stata una pausa, si riprende nel 2016. Ci sono i Contributor Day, come tutti i progetti open source, si va avanti grazie alla contribuzione delle persone, okay? Che si occupano di tantissime cose diverse, che non è solo scrivere codice. Questo è stato uno degli scogli principali che ha fatto sì che io, nonostante usi WordPress dal 2008, non mi sia mai avvicinata alla community perché ero assolutamente sicura che la community fosse fatta solo di sviluppatori. Invece la community è fatta di praticamente tutto e con una piccolissima parte di sviluppatori. WordPress è localizzato in più di 150 lingue al mondo, quindi ad esempio uno dei team più grandi che lavora alla contribuzione di WordPress sono i traduttori, per cui quando voi usate WordPress in italiano è perché c'è qualcuno che l'ha tradotto. I Contributor Day sono delle giornate legate spesso ai WordCamp, ma non necessariamente, in cui si lavora tutti insieme al progetto open source. E poi ci sono incontri a tema, che sono un po' più ancora più destrutturati, quindi si organizzano quando abbiamo voglia e chi ha voglia di organizzarli. I meetup locali sono un po' eravamo quattro amici al bar e quando lo dico con cognizione di causa, perché noi siamo partiti davvero così, quattro amici al bar, anzi, due coppie di amici che non si conoscevano e che hanno detto: vabbè, facciamo qualcosa con WordPress? Sì, dai, facciamo qualcosa con WordPress. E siamo finiti a fare delle cose così tutti i mesi, con 40-60 persone che partecipano a Torino. Questo io vengo, come forse si sentirà dal mio terrificante accento, da Torino. Si parte così, si dice: a noi ci piace WordPress e vogliamo fare qualcosa con WordPress. E si parte, perché nonostante ci sia una foundation che poi ha delle guidelines, ha delle regole rigide,
e ha tutta una serie di procedure, la cosa più importante per far partire una community è partire senza occuparsi troppo di tutto quello che verrà dopo, senza occuparsi di troveremo lo sponsor per la birra, avremo gli adesivi di WordPress. Se si parte con quell'intento lì è già subito un task molto difficile. Invece, se ci si incontra al bar a parlare di WordPress, è più facile, ok? E non è detto che da quell'inizio lì non possano scaturire altre cose. La foundation, come abbiamo detto, aiuta, e la foundation in questo caso è quella di WordPress, ma quasi tutti, anzi, penso tutti i progetti, e me lo confermerete voi che avete più esperienza. I progetti open source hanno delle fondazioni dietro che in qualche modo aiutano, ok? Però se manca la voglia di partire, di vedersi, di parlare di questa cosa che ci prende proprio bene, può esserci possono esserci tutti i soldi di questo mondo a disposizione, ma poi non si combina mai nulla, ok? Qui ho messo dei numeri e ci tengo a dire che le statistiche sono precisissime, nel senso che non le abbiamo ancora misurate, ok? Quindi sono delle stime assolutamente a naso. Alcuni sono, cioè questi sono i dati veri, queste sono tutte le città che al momento hanno dei meetup attivi proprio sul sito Meetup. Quando sono partite, il numero di meetup che hanno fatto, qual è l'ultimo meeting che hanno fatto e quante persone sono iscritte al gruppo Meetup. Sembrano dei numeri importanti, in realtà poi di persona ci vediamo molti di meno, ahimè, perché a Torino siamo 435 iscritti al gruppo, al meetup vero e proprio arrivano dalle 40 alle 60 persone. Quindi prima Mauri che parlava del 50%, magari. Però è un magari anche relativo, perché appunto i numeri non sono quello che fanno veramente la community. Quello che fa veramente la community è la partecipazione delle persone, la passione, e il tempo e l'impegno che ci mettono dentro. Quindi queste mie statistiche precisissime adesso le migliorerò grazie ai tool forniti da Manrique, per ora sono delle robe che vi dico un po' a naso. Ci va un team. Allora, questa è una delle robe più discusse in assoluto all'interno di tutte le community open source, perché se siamo open source, se siamo destrutturati, come diavolo facciamo poi a organizzarci? Ci va sempre l'amico rompiballe, ok? Quello che dice: no, vabbè, ma ci vediamo anche il prossimo mese. No, ma dai, Giuseppe, siamo in 5, ma davvero? Sì, ci vediamo anche il prossimo mese in 5. Questa è una cosa fondamentale, perché se no la community è già bella che è finita, ok? Perché tutti abbiamo sempre un sacco di roba da fare. Lavori, famiglia, figli, hobby, e vedersi una volta al mese richiede un certo impegno, ok? Fosse anche solo per ricordarsi di chiamare Tag e dirgli: ah, cavoli, domani sera siamo qua a fare il meetup di WordPress. Quindi, anche se non ci sono dei community manager, ci sono delle persone che rompono le balle. Questo è fondamentalmente il ruolo del community leader all'interno della community WordPress. Decisions are made by those who repeatedly show up, mi piace sempre aggiungere, perché anche lì non è che il team si crea in modo strutturato, si inizia con una o due persone, poi al meetup successivo vedi che ce n'è un'altra che dice: ah sì, io vorrei aiutare. Dopo 6 meetup ci sono delle persone che vengono tutti i mesi e quelle sono quelle da coinvolgere più attivamente, ok? Senza dimenticare, appunto, abbiamo detto tutti questi begli slogan, questi tool pazzeschi che usiamo, eccetera, eccetera, poi in realtà la cosa che fa veramente la differenza è la voglia di incontrarsi e stare insieme, soprattutto quando si fanno degli eventi dal vivo. Ok? Perché poi c'è l'impegno di dire tutti i mesi vado al meetup, ma c'è anche organizzarlo, darsi degli obiettivi, darsi dei compiti molto banali come chi va a comprare la birra questo mese, insomma. Quindi è importante incontrarsi dal vivo. È importante che il team sia accessibile. Accessibile nel senso che chi organizza non deve fare. Non deve pensare che è calato su di lui,
l'autorizzazione, la mano santa di Matt Mullenweg che dice tu ora rappresenti WordPress. No, cioè, non funziona così, bisogna dire io adesso ho tempo di fare quella cosa lì, la faccio finché ho tempo, poi se vuoi continuare tu che hai più tempo, sei più bravo, vieni, ok? I team devono essere presenti, quindi se dico voglio fare un meetup a Torino e lo dico su un forum mondiale di WordPress e poi non mi faccio mai più vedere, come dire, magari vi sembrano delle banalità, ma non lo sono, succede esattamente così, la gente fa application per aprire un meetup, poi sparisce, poi quando arrivi tu e dici ah ho fatto il meetup a Torino, quelli si incazzano e dicono ma come, io ho fatto application prima di te, sì, però poi dov'eri? Ok? Quindi i team devono essere accessibili, presenti, inclusivi. Cosa vuol dire inclusivi? Magari poi ne parliamo nella conference, ma è inutile che ci lamentiamo che non ci sono donne nel tech se poi non mettiamo neanche una donna nel gruppo di organizzazione. Il gruppo di Torino ne ha ben due e infatti ha la più alta presenza di donne di tutti i meetup WordPress d'Italia. Chissà come mai? Domanda. Ok? Noi cerchiamo di vederci anche tra un meetup e l'altro, un po' perché ci piace mangiare e bere, perché siamo piemontesi, un po' perché in questo modo anche tra di noi del team riusciamo a creare delle sinergie, delle collaborazioni che hanno più senso dal punto di vista umano. Di cosa si parla un meetup? Di WordPress ovviamente, il meetup di WordPress, come dire, però si parla anche di tante altre cose. Non è obbligatorio, non è così strict la mission da dire no, si parla solo di WordPress, no, vai via, non ti vogliamo. Se ne parla in modi diversi, questa è anche una cosa importantissima. Quando abbiamo iniziato a fare i meetup, facevamo una roba come questa, cioè qualcuno sta da una parte e parla e qualcuno sta di là e ascolta. Questo crea un team meno accessibile, perché se io sto sempre sul palcoscenico, tutti dicono: ah, lei è il capo. No. Ok? Quindi abbiamo iniziato a fare anche altre cose come i panel, i Q&A, il Lean Coffee, che se non lo conoscete è una cosa molto carina, è tipo sedie musicali. Ok? C'è un hot seat in cui uno sta e fa una domanda, quello dopo fa la risposta e si fa una specie di trenino. E infatti qua ci sono una serie di foto, questa l'ho messa apposta perché a Natale abbiamo fatto una cosa molto carina, abbiamo messo sotto le sedie di tutti i partecipanti delle domande predefinite. Allora, siccome tu dicevi l'ironia, cioè, noi già tendiamo a prenderci un po' meno sul serio perché siamo potenzialmente nerd, non molto pro, però abbiamo inserito delle stupidaggini così perché poi la gente tirava sul biglietto e diceva Justin Bieber, cioè all'inizio non riuscivo neanche a capire, ma come c'è finita questa domanda qua sotto, ok? In mezzo a domande sui plugin, sull'hosting, su queste cose. Questa è una classica modalità, sto in piedi, parlo, questo è le persone del pubblico, si fa una domanda aperta e le persone rispondono tutte insieme. Quindi in questo caso la domanda era un progetto che hai fatto con WordPress che ti è venuto particolarmente bene. Ci sono degli sponsor, ok? Noi questa mattina abbiamo parlato un sacco di queste community, ma i soldi da dove vengono? Voi siete chiesto mai? Ecco, allora, ce ne sono un tot di possibilità. Ci si può pagare, si mettono 5 euro a testa e si paga la location e si paga la pizza, ci possono essere degli sponsor. Noi a Torino, ad esempio, abbiamo due sponsor. E ce li abbiamo perché nonostante io dico un sacco di parolacce, scusatemi, dovrete fare beep nel video. A Torino, nonostante pensino tutti che siamo falsi e cortesi, siamo delle facce di culo pazzesche. E quindi appena abbiamo detto facciamo il meetup, abbiamo detto sì, ma si deve mangiare bene, se no non viene nessuno. E quindi siamo andati da tutti i nostri contatti e abbiamo detto te, ma mica vuoi fare lo sponsor? Successone perché? Perché l'hosting che ci sponsorizza ci paga le pizze. Per lui, perché lo fa? Perché ha un desiderio sincero di entrare in quella community, ok? È un hosting che si occupa già di Joomla, di Drupal, non sapeva dove andare ad agganciare WordPress, ha trovato noi, non gli pareva vero. Il suo ritorno di investimento è nullo, perché cioè, lui ci paga le pizze, ma non è che poi tutte le volte se lo ripaga in hosting.
Ok, quindi anche gli sponsor delle community open source vanno un po' cercati tra le persone che sappiamo vogliono far crescere l'open source, anche se hanno un'impresa commerciale. Ci sono delle regole molto, molto rigide, quindi non è che solo perché fai lo sponsor allora ti faccio parlare, ti faccio mettere delle cose, eccetera, eccetera. Datevi delle guideline. Noi siamo particolarmente fortunati perché ce le hanno date le guidelines, quindi non ci siamo dovuti neanche sforzare. La modalità successiva è il WordCamp. WordCamp è una conferenza su WordPress di 1 o 2 giorni che viene fatta in una città in cui esiste già un meetup attivo. Ci sono dei talk, si può fare la conference, si può fare dei panel. La cosa fantastica è che siccome WordPress è una community mondiale, proprio di gente presa bene da sto WordPress, si spostano in tutto il mondo, anche delle persone che, come potete vedere qua, questo signore qua è il CEO di una delle 5 agenzie più grandi al mondo di WordPress, si chiama Karim Marucchi. E lui viene a parlare, che di solito fa il keynote di fronte agli executive della Disney, viene a parlare al WordCamp gratis, perché ci crede, okay? Perché ci crede in quello strumento lì. Queste sono foto prese un po' in giro di dimensioni diverse, questi sono ad esempio i volontari che c'erano a Siviglia. Per far partire un WordCamp ci sono una serie di requisiti che sono veramente dettati dal buon senso, ok? Cioè, al di là delle guidelines, non dimenticate mai il buon senso. Siamo partiti con un meetup, 4 amici al bar, siamo riusciti a vederci tutti i mesi, adesso vogliamo fare una roba da 250 persone, ancora prima di andare a vedere le guidelines della Foundation, capiamoci. Quindi ci va un meetup consolidato perché è un evento fortemente locale, quindi se nessuno sa che c'è un meetup a Torino, difficilmente la gente verrà a WordCamp Torino. Ci va capacità di gestire un budget, ci vanno dei soldi, ok? Non importa quanto grande sia la vostra community, non importa quanto grande sia il budget, lo dovete saper gestire. Ma avessero dato anche solo 100 euro per comprare la pizza, ci dovete comprare la pizza e non altre cose. Più è grande l'entità che vi sponsorizza, più vi chiederà delle rendicontazioni. Inglese, beh, nel nostro caso, essendo una community mondiale ed essendo WordCamp Central, negli Stati Uniti, se non parli inglese ad un certo livello è un po' difficile capirsi. Quindi, anche se l'evento è fortemente locale, dobbiamo fare uno sforzo di avere uno sguardo internazionale. Pazienza, forza di volontà, organizzazione. Cioè, organizzare un evento come questo ci vanno tutte, ok? Anche se siamo in 60. Organizzare un evento per 60 persone, 600 non è molto diverso dal punto di vista dell'organizzazione che ci va, la pazienza e tutte queste cose. Ha dei costi. Il costo, ad esempio, di un WordCamp è fissato a 20 euro a persona per i partecipanti, il costo effettivo è 2 o 3 volte superiore. Quindi per questo motivo si cercano degli sponsor. In parte viene finanziato dalla Foundation, in parte dalla vendita dei biglietti, ma grossa parte viene fatta dagli sponsor. C'è tutta una trafila da seguire, bisogna candidarsi, bisogna essere accettati, bisogna ascoltare la gente che ti racconta com'è fatta e poi questa è la grandissima forza della community WordPress, che gli strumenti sono già tutti pronti, ok? Per cui ti viene dato un sito, ti viene dato un account PolDaddy, eccetera, eccetera. Shameless self-promotion, perché sennò non sarebbe. No, facciamo WordCamp a Torino. Sono venuta a raccontare tutte queste cose perché le sto vivendo in prima persona, ok? Quindi questa community si sta riorganizzando dopo tanti anni di silenzio e quindi quello che vi vengo a raccontare oggi è quello che sta succedendo negli ultimi mesi nella community italiana. Quindi è una shameless self-promotion, ma a fin di bene. Una faticaccia, ok? Noi ci siamo dati degli strumenti. Gli strumenti che abbiamo deciso di usare sono Slack. Chi conosce Slack? Si vede che siamo una community come si deve.
Abbiamo creato un'istanza Slack per l'Italia con un canale WordCamp Torino. Facciamo tutte le settimane una chat. Capite perché vi dico che ci va tanta pazienza e tanta volontà? Perché comunque se una sera alla settimana devo dedicare 2 ore per fare una chat in cui magari quella volta lì non si parla neanche della cosa che interessa a me, bisogna mettercela tutta, insomma, bisogna proprio averci voglia. Abbiamo sempre più voglia di stare insieme. Ok, questo lo diceva anche Alessio questa mattina, le community si devono vedere dal vero, perché finché stanno online stanno un po' lì. Quindi si organizzano tutta una serie di cose. La prima che abbiamo fatto è stato organizzare un Contributor Day, cioè queste giornate in cui si lavora il progetto open source. Come abbiamo fatto? Siamo andati su Slack, abbiamo aperto un canale Slack che diceva Contributor Day e abbiamo detto chi vuol venire? Allora io faccio il loghetto, io faccio la pagina Facebook, io faccio l'Eventbrite e così ci siamo trovati in 60 persone da tutta Italia, con l'aiuto ovviamente di alcune aziende che ci hanno pagato il pranzo e abbiamo lavorato tutto il giorno con i core, committer e i lead dei diversi team WordPress che sono venuti da tutta Europa ad aiutarci a far ripartire la community. Questa era la fotina. Special Edition, ci abbiamo tanta voglia di stare insieme, ci abbiamo tanta voglia di fare una cosa, che è tradurre WordPress in italiano e tradurlo sempre meglio. Non aspettiamo che qualcuno ci dica fate sta cosa. Io piglio sul telefono, chiamo Paolo Valenti, Wally, che conoscete probabilmente, e gli dico Wally, vieni a Torino ad insegnarci a tradurre WordPress, e lui viene. Ok? Quindi anche qua abbiamo affittato una sala che ho pagato io di tasca mia perché erano 40 euro, cioè il fatto di farlo era troppo importante, ci credevamo troppo, quindi non volevo neanche perdere tempo a dire datemi tutti 1 euro. Ma no, metto io 40 euro, vediamoci, facciamolo. Ok? Siate pronti anche a fare queste cose perché voi dovete essere l'amico rompiballe. Quello che tutti i mesi dice, allora lo facciamo sto meetup sì o no? Ok? Lo stalker. C'è anche un non ci basta mai Global Edition, perché ovviamente noi siamo tanti, quindi è un po' più facile. C'è il Community Summit, che è una cosa che si fa di persona una volta all'anno negli Stati Uniti, al quale si viene invitati. Ci sono i WordCamp sovranazionali, Europa, Stati Uniti e poi boh, chissà, magari un giorno o l'altro si riuscirà a fare anche Africa o Asia. Questo era il Community Summit. Si fanno delle cose online. Dai, il 30 gennaio tutti quelli che lavorano al support rispondono a 20 domande. Cioè, non bisogna sempre pensare a delle cose complicatissime, ok? Vedersi sia online che di persona non vuol dire sempre fare delle produzioni hollywoodiane, vuol dire avere voglia di fare una cosa. Ci sarà il 24 aprile il Global WordPress Translation Day, questa è già una roba un po' più grande, perché magari la Foundation ci mette due soldi e anche solo ci regala un sito. Toh. Ok? Però anche questa come nasce? Nasce nei canali Slack. Abbiamo voglia di tradurre. Ovviamente, abbiamo già detto, avere una community alle spalle esistente è molto comodo. Prevede anche una serie di responsabilità. WordPress ha delle linee guida molto precise, ha un codice di condotta molto giustamente rigido e quindi se si vuole far parte, se si vuole giocare a quel gioco lì, si gioca secondo determinate regole. Usiamo principalmente Meetup per creare i chapter locali. Una volta che il local chapter viene riconosciuto dalla Foundation, la Foundation paga l'account, sono 34 dollari al mese. Non facciamoci fermare da queste cose, non fermiamo la community perché, cavoli, però la Foundation non mi ha dato 34 dollari. Ma chi se ne frega, mettici tu i 34 dollari e fai partire sta benedetta cosa. E via così. Slack è la cosa che usiamo principalmente per parlarci, incontrarci.
e tutti gli altri sono cose che ognuno usa come meglio crede. Qua vi ho messo i fotocredit, poi li vedete bene. E grazie, grazie per la vostra attenzione. Domande? Forse c'è ancora un minuto? Sì, una valida domanda al massimo. Domande? 3, 2, 1, faccio. C'è sempre qualcuno che all'uno tac ti stoppa il Ammazza, conteggio per le domande, proprio all'asta eh? vai Il messa. conteggio per quella, perché tac. Sì, volevo fare questa domanda sull'utilizzo di Slack, perché avevo visto che c'erano state anche un po' di polemiche sul fatto che Slack praticamente dice che tu puoi avere un numero infinito di persone sopra, invece c'è un limite, mi sembra, di circa 10.000 No, un persone. limite di 10.000 messaggi. Ah, messaggi, Sì. ok. Però quello che mi chiedevo era, praticamente noi per l'associazione che abbiamo gestiamo tutto internamente con dei canali, praticamente per l'evento che facciamo, per il progetto che facciamo. Cioè, voi invece come lo utilizzate? Cioè, lo utilizzate sia come discussione con la community, sia come strumento interno? Allora, come strumento interno, non lo so, sarà Automattic che se lo usa come strumento interno, quindi l'azienda commerciale che sta dietro WordPress.com. Come community è assolutamente pubblico. WordPress.org ha un canale internazionale, che è quello ufficiale, quello lo paga la Foundation, e si usa con dei canali assolutamente pubblici, ognuno dei quali discute di una cosa. WordPress, il progetto open source, mi sembra 15 team che contribuiscono. Ogni team ha un suo canale, poi ci sono dei sottocanali, dei sottocanali, e tutto viene discusso assolutamente in modo trasparente. Nella istanza italiana l'abbiamo aperta noi, semplicemente un ragazzo di Barletta ha detto: vabbè, è arrivato il momento di avere uno Slack della community italiana. È aperto un'istanza Slack. È vero che c'è il limite dei 10.000 messaggi, ma non è un grosso problema. Al momento mi sembra che siamo circa 250, e sì, parliamo di tutto, ma parliamo della community, ok? Non, invece le note che ci facciamo magari sui progetti, la maggior parte stanno in realtà sullo Slack internazionale, perché sono progetti che vengono gestiti da tutto il mondo. Se ci sono delle cose che vengono gestite localmente, anche lì apriamo un canale e iniziamo a parlarne. Ad esempio, i polyglots italiani, che hanno iniziato ad essere tanti, è il canale forse più numeroso, abbiamo un canale dove ci mettiamo d'accordo su eventuali meeting da fare, ci diamo dei task, diciamo ok, entro il 30 marzo dobbiamo finire di tradurre i primi 10 plugin, adotta un plugin, e quindi sì, e poi anche eventi di comunità. Questo, il World Cup Torino lo stiamo organizzando tutto in trasparenza su uno dei canali Slack. Carino, perché anche noi come sia Sidery abbiamo un canale Slack e magari potremmo anche mettere già in pratica un po' di idee o anche solo sperimentare per vedere quello che viene fuori. Sì. Buongiorno, la mia domanda sarebbe: io ho visto che su Meetup, per esempio, diversi gruppi di WordPress, tra organizzatori c'è sempre WordPress official. Sì. Però poi quanto è effettivo il feedback o partecipazione di WordPress International, diciamo, nella vita della community? Nulla. Nulla. Nulla, nel senso, allora, per un meetup di WordPress, per essere riconosciuto, deve sottostare a una serie di regole, ok? Una volta che si possono fare due cose: si può prima fare l'application per diventare un meetup e aspettare che WordPress dica sì, va bene. Oppure, cosa che io consiglio assolutamente, far partire il meetup, iniziare a vedersi dopo due o tre meeting, dire: allora, noi a Torino ci vediamo e ci piacerebbe essere riconosciuti. A quel punto la Foundation ti manda delle regole, una specie di un piccolo manifesto, diciamo, con cinque regole, anche lì di assoluto buon senso, in cui tu ti impegni a non essere stronzo, ad essere inclusivo, ad usare come si deve il marchio WordPress e a non cacciarti dei soldi in tasca, fondamentalmente. WordPress prende controllo del gruppo, tu resti co-organizer, loro poi tutti i mesi, proprio giusto ieri, non ho fatto in tempo ad aggiungere una slide, hanno mandato una mail, WordPress Central ha mandato, Foundation, scusami, ha mandato una mail a tutti i membri del meetup dicendo: ogni mese vorremmo iniziare a fare delle cose, dateci il vostro feedback, eccetera, eccetera. Però in realtà poi non è che si mette così, a intervenire nel quotidiano. Grazie. Prego.